festa del santo patrono o di un santo che si venera, perché si festeggia? Le luminarie, le bancarelle, i fuochi pirotecnici, gli incontri con amici, come con tante altre persone, hanno un senso? Sì, tutto è serenità, gioia, spensieratezza, tradizione, ma con la festa del santo, che relazione hanno? Porsi queste domande direi è fin troppo facile, ma è nelle risposte che potremmo trovare qualche difficoltà. Guardare cioè una realtà e confrontarla con la vita del santo che ci trova quasi impreparati e se pensiamo di esserlo, presto questa presunzione ci mette allo scoperto. Fermarsi quindi a riflettere ci aiuta a guardare al cammino con una chiave di lettura che potrebbe dare un senso ad ogni nostra azione. Che noi crediamo che il Signore Dio provvede alle necessità di coloro che sono nel bisogno. Noi, tuoi fedeli, a imitazione di San Pompilio, mostriamo realmente il nostro amore per i fratelli che soffrono la fame. Il Signore, furbo, dice: no, non dobbiamo mandarli via, date voi stessi loro da mangiare. Abbiamo un esempio chiaro, lampante, di come fare. San Pompilio Maria, come la maggior parte dei santi, hanno messo in gioco la loro vita per seguire il Signore, per ascoltare quello che il Signore chiede. Lui stesso, in prima persona, si è giocato per gli altri. Cosa ha fatto? È andato a bussare a chi viveva, le persone che lui conosceva attraverso la direzione spirituale. Queste persone davano e poi il Signore faceva il resto, faceva sì che questa sua carità continuasse, non finisse mai, come noi chiamiamo questo miracolo, qualcosa che non riusciamo a spiegare è un miracolo. Come questo pane non finisse mai, il pane che San Pompilio dava ai bisognosi. Perché? Perché il Signore aveva visto in San Pompilio una persona dal cuore puro, una persona che poteva testimoniare di lui, che poteva mettere in pratica questa parola di Dio. E anche San Paolo ci dice qualcosa di molto bello. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Dobbiamo donare con gioia.
che Dio ama chi dona con gioia. Ecco allora che anche il nostro dare agli altri deve essere fatto con un cuore pieno di gioia. E non puoi essere misericordioso chiudendo gli occhi alle necessità degli altri. Quando vediamo qualcuno nel bisogno, cosa succede? O cambi strada, o se sei dalla parte del marciapiede, ti metti dall'altra parte per evitare di incontrare quella persona. Lo ammetto, succede anche a me, confessione pubblica, soprattutto che a Roma di gente che chiede ne trovi ogni 10 metri, a volte purtroppo l'ho fatto anch'io. Credo che quest'oggi il senso di questa celebrazione è di chiedere al Signore, appunto, che sull'esempio di San Pompilio ciascuno di noi possa essere quella mano del Signore. Ecco, allora chiediamo questa grazia, che il nostro cuore non sia un cuore di pietra. E oggi le povertà nella nostra società sono tantissime, da quelli che soffrono la fame, a quelli che soffrono la solitudine, l'abbandono. Ecco, noi dovremmo uscire da questa chiesa oggi chiedendoci, io nel mio piccolo, non facciamo cose straordinarie, ma nel mio piccolo cosa posso fare? Ed ora, fratelli e sorelle carissimi, rendiamo grazie a Dio nostro Padre misericordioso, benedicendo questo pane, segno della sua benevolenza, dato al suo servo Pompilio Marino, allorché questi, durante la dura carestia, unitamente alla carità generosa della parola e del pane di vita eterna, elargì prodigiosamente ai nostri antenati anche il pane quotidiano. Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, degnati di benedire questo pane affinché giovi alla salute dell'anima e del corpo di quanti lo ricevono e sia segno di forza contro le malattie ed ogni pericolo di male. Te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, pane vivo e salvezza del mondo, che discende dal cielo e ha dato la vita e l'amore a noi tutti. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. San Pompilio per noi campioti, come unico santo vissuto e morto a campi, dovrebbe rappresentare, prima ancora che per altri santi, un motivo in più di approfondimento e di ricerca nella sua vita di come, nel nostro quotidiano, sia possibile dare un indirizzo, senza grandi rinunce, diverso. Migliorando cioè i rapporti interpersonali, senza che la prevaricazione di personalismi abbia il sopravvento, dove il rispetto diventa uno stile di vita, dove l'attenzione del prossimo è l'attenzione verso se stessi. San Pompilio, mentre passi tra le nostre case, benedici le nostre famiglie ed aiutaci ad essere come te operatori di pace nel mondo, nelle famiglie, nella Chiesa stessa. A volte la pace tra i cuori sembra un miraggio, ma noi con il tuo esempio sapremo portarla e viverla in tutti i nostri ambienti. Provo a volte ad immaginare un mondo che nella sua forma utopica possa essere più pulito, coeso, accogliente.
risveglio mi riporta ad una realtà troppo dura. Sì, cadere fa parte di un cammino che è sempre precario e proprio per questo ci si rialza e si continua. Dopo aver peregrinato insieme al nostro santo, alla sua reliquia e al simulacro che lo rappresenta per le strade di Campi, abbiamo ripensato a quanto in questi giorni, ascoltando, ci ha fatto pregare. L'ascolto, la sequela, il cuore di Dio, il cambiamento come opera dello Spirito Santo. San Pompilio sapeva esprimere questa idea della misericordia con parole così appassionate che i suoi confessionali diventavano assediati di popolo. Seppe sopportare ogni persecuzione, mostrando come fiore mirabile di questa certezza religiosa la letizia cristiana. Dio ci vuole bene, nonostante tutto. Dunque siamo allegri, o come diceva San Pompilio, nei confronti di Dio siamo disinvolti. E il cristianesimo è sempre questo: annuncio di misericordia per gli uomini peccatori, diritto dell'uomo di essere allegro perché Dio lo ama. Popolo di Campi, sii fedele alla tua eredità, porta con gioia l'onore che la provvidenza ti ha fatto. Così si esprimeva padre Ernesto Balducci. Campi e anche Monte Calvo devono il loro destino anche al carisma calasanziano, senza il quale non avremmo avuto la santità di San Pompilio. È tempo di bilanci e forse di preparazione. Queste parole che padre Balducci ha pronunciato e che abbiamo appena ascoltato ci aiutino a ripensare il legame al nostro santo, il legame a Dio che seguiamo con cuore sincero, non avendo paura di sbagliare. Ma tutto questo non avrebbe senso se non ripensassimo pure il legame che abbiamo con le nostre rispettive città e anche tra di noi. Tutto sia più autentico e davvero fruttuoso per le nostre comunità, perché siano sempre più città di Dio. Tendere quindi ad un'attenta riflessione può aiutare a migliorare e contribuire a cambiare un mondo che poi ha bisogno di questo cambiamento. Ed ogni incertezza, la precarietà di un cammino, che potrebbe aumentare gli ostacoli, a ben pensare può essere superata. Perché sulla strada non saremo mai soli. Porre l'attenzione giusta e l'ascolto indispensabili ci fa scoprire che non siamo mai soli. La convinzione è verificare che possiamo avere bisogno, come ci dovremmo sentire sempre disponibili. Allora una festa, partecipata e vissuta, ha un senso. Ha ragione di essere per continuare a credere che la vita di un santo è un continuo cammino verso un mondo migliore, partendo dalle piccole azioni quotidiane, come San Pompilio ha fatto, con quell'attenzione verso i più bisognosi, i meno fortunati, gli anziani e gli ammalati, i ragazzi e la loro formazione.